azione qualificata, vuole che arrivino negli Stati Uniti soltanto persone che possano in qualche modo contribuire al rafforzamento dell'economia americana, che vengono con dei meriti, che vengono con delle competenze. È un programma, è un piano che è stato ideato dal genero Jared Kushner, che è il suo consigliere, e è in quella direzione che va la politica di Trump. Naturalmente questa è anche una gatta da pelare per lo sfidante democratico, perché a questo punto serve un bilanciamento tra quelle che sono le esigenze di rispettare la legge, di capire che cosa vogliono gli americani, come l'immigrazione clandestina viene percepita anche dall'elettorato, ma dall'altro lato anche di tutelare i diritti umani ed evitare che appunto facciano il giro del mondo immagini come quelle che probabilmente, se ci fosse un altro tipo di politica dell'immigrazione e le persone che anche non soltanto dall'Africa ma anche dal Sud America scappano perché ci sono situazioni di conflitto, situazioni di disagio, se potessero arrivare negli Stati Uniti in un modo diverso e ci fossero altri programmi, ci fosse un modo meno rischioso per raggiungere tra virgolette la terra promessa, probabilmente eviteremmo anche di vedere quelle immagini e di assistere a questo genere di scontro, che poi diventano scontri politici e quindi diventa propaganda da un lato e dall'altro, ma poi certo. Come accade anche qui in Italia, ci sono le persone in mezzo, ci sono dei disperati che appunto poi spesso fanno una brutta fine, perché non ci sono tutele, perché queste persone non sono nessuno, e quindi c'è anche un bilanciamento di interessi tra rispettare la legge, tra capire che cosa vogliono i cittadini americani e capire come fare per evitare situazioni come quelle che sono raffigurate da quell'immagine, ma che in realtà sono situazioni quotidiane al confine tra Stati Uniti e Messico, ormai da mesi. Perfetto. Sei stata chiarissima, grazie mille. Ringraziamo Silvia Sciarilli Borrelli, giornalista di Politico Europe. Grazie. Buona serata. Grazie, buona serata a voi. Grazie. Bene, ascoltatori, Mr. November dei The National, che è un brano tratto dall'album Alligator, che è stato pubblicato nell'aprile del 2005, è la nostra ultima canzone di oggi. Si dice che il quarterback fallito di cui parla la canzone potrebbe essere John Kerry, candidatosi alla presidenza nel 2004 e però battuto da George Bush Jr. Comunque, i The National hanno anche creato delle magliette con la faccia di Barack Obama e la scritta Mr. November per sostenere la sua campagna nel 2008. Con questa canzone ci salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana, eccezionalmente giovedì 4 luglio alle 19.30, sempre su Radio Potus, per l'ultima puntata della stagione, dedicata alla festa dell'indipendenza. Vi ricordiamo che potete seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter. La puntata di oggi è immediatamente disponibile su Spreaker, dove potete anche riascoltarla come podcast. Grazie di averci ascoltato, un saluto da Alessia Gasparini e Eric Gadd. Like a bullet in my room.
fate. I wish I didn't sleep so late. I used to be carried in the arms of the cheerleaders. I used to be carried in the arms of the cheerleaders. I used to be carried in the arms of the cheerleaders. I used to be carried in the arms of cheerleaders. I used to be carried in the arms of cheerleaders. I used to be carried in the arms of cheerleaders. Radio Potus, un programma sulle elezioni presidenziali americane 2020, trasmesso da Radio Roma Futura, prodotto da Proposita e condotto da Alessia Gasparini, con la collaborazione di Eric Gadd.